Inizia questa sera da Chieti, dal centro tecnico La Casa della Pallamano, la rincorsa della nazionale femminile ai campionati mondiali 2025. L'Italia, guidata dal neo allenatore spagnolo Alfredo Rodríguez Álvarez, si è ritrovata domenica scorsa al Pala Santa Filomena e qui, tra questa sera appunto e domenica prossimi, 25 e 27 ottobre, affronterà Bulgaria e Lussemburgo rispettivamente alle ore 18 e alle ore 18:30. Ingresso libero per appassionati e tifosi abruzzesi chiamati a trascinare le azzurre verso l'obiettivo dichiarato: piazzarsi al primo posto di questo mini girone e centrare la qualificazione al secondo turno, da disputare poi ad aprile con la formula dei playoff andata e ritorno contro una delle formazioni provenienti dagli europei in programma invece a dicembre. Due avversari alla portata, Bulgaria e Lussemburgo, e possibilità di passaggio del turno tangibili per la nazionale azzurra. Nessuna atleta abruzzese tra le convocate, ma c'è un dato significativo: dall'Abruzzo, da Chieti, un anno fa era cominciata la marcia che ha poi portato l'Italia maschile ai mondiali dopo 28 anni. Anche le donne incrociano le dita. Il 25 ottobre, questa sera, come detto, debutto alle 18 con Italia-Bulgaria. Due giorni dopo, sfida lanciata a Lussemburgo con avvio alle 18:30. Ingresso gratuito e diretta per entrambi gli incontri su Sky Sport.